Buongiorno a tutti, mi chiamo Ilaria Cansella e sono la direttrice dell'Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Ho partecipato quest'anno all'edizione dei cantieri organizzata dall'Istituto Ferruccio Parri di Milano, capofila della rete degli istituti della Resistenza, con un intervento sui percorsi biografici degli antifascisti italiani che partirono volontari per combattere alla guerra civile spagnola e che poi furono internati nel febbraio del 39 nei campi del sud della Francia insieme ai reduci spagnoli in fuga dalle persecuzioni franchiste e che in seguito presero parte alle resistenze europee. È uno studio che permette di ripercorrere quella guerra civile ininterrotta al fascismo che per molti di questi uomini cominciò già nel ventennio con l'attività politica e sindacale. Si dipanò negli anni 30 con l'esperienza del fuoriuscitismo e con la partecipazione alla guerra civile spagnola e si ricongiunse alla seconda guerra mondiale con la partecipazione alle diverse resistenze nazionali. Percorsi di vita che ci avvicinano a un impegno di lunghissima durata dell'antifascismo italiano e che ci permettono di approfondire i nessi fra i partigiani italiani e i partigiani di tutta Europa. Affrontare il tema della resistenza in chiave transnazionale, come cerco di fare, significa quindi ritrovare nella lotta al nazifascismo combattuta in tutto il continente quell'identità europea nata proprio dalla difesa comune degli ideali di libertà e democrazia, ideali che sono paradigma costitutivo della Repubblica Italiana e di cui proprio grazie a quell'esperienza possiamo oggi godere. Per me studiare la resistenza oggi significa quindi in primo luogo coltivarne la memoria, ma allo stesso tempo approfondire la complessità storica che permette di uscire da un quadro che è spesso esclusivamente nazionale e da una dimensione a volte esclusivamente celebrativa. Proprio lo stratificarsi degli studi sulla resistenza permette quindi di ribattere a un uso pubblico della sua storia e della sua memoria, che è stato spesso vittima di un alto tasso di contrapposizione ideologica e di vere e proprie distorsioni, riportando il dibattito allo studio del contesto e alle acquisizioni della ricerca storica.